Si avvicina per il Pescara il verdetto della retrocessione diretta, sentenza che potrebbe essere pronunciata in caso di blitz, comunque molto difficile, dell'Empoli a San Siro domenica pomeriggio contro il Milan e sconfitta del Delfino lunedì sera nel posticipo con la Roma, partita per la quale proprio oggi a mezzogiorno si è aperta la prevendita. Già da ieri attiva la vendita dei tagliandi per gli abbonati di Curva Sud che usufruiscono di prelazione, visto che l'intero loro settore è stato destinato ai tifosi della Roma come da disposizioni dell'Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive. Una partita che resta importante per la squadra di Spalletti, che dopo il pari interno con l'Atalanta ha visto assottigliarsi di molto le speranze di rimonta sulla Juventus, ma che anzi ora deve guardarsi dall'assalto al secondo posto del Napoli, che per almeno qualche ora potrebbe scavalcare la Roma in caso di vittoria domenica col Sassuolo. Anche per questo che a Trigoria c'è tensione, ulteriormente alimentata dai continui input lanciati da Spalletti circa il suo addio a fine stagione. L'allenatore toscano ieri alla ripresa degli allenamenti ha comunicato il programma settimanale nel quale si apprende di un altro giorno di riposo dato alla squadra per venerdì, in vista poi delle ultime due sedute di sabato e domenica prima del match dell'Adriatico. Da verificare le condizioni di Rudiger, Fazio ed Emerson, che sembrano però recuperabili, soprattutto i due centrali. Per il Pescara l'unica motivazione di classifica e evitare l'ultimo posto, ma per questo saranno funzionali le partite interne con Crotone e Palermo. Sarà comunque la partita di Zdenek Zeman che incrocerà la squadra per la quale scelse di lasciare il Delfino dopo la promozione in A nel 2012. Il boemo firmò un biennale coi giallorossi, salvo essere esonerato dopo 23 giornate. È stata la seconda esperienza per Zeman su quella panchina. La prima si consumò nel biennio 97-99 con un quarto e quinto posto rispettivamente. Un rapporto complesso quello tra Zeman e la Roma, il boemo che dalla parte opposta ritroverà uno dei suoi vecchi pupilli, Francesco Totti, cresciuto in maniera esponenziale sotto la sua prima gestione. Sarà una gara speciale anche per tanti biancazzurri che hanno indossato la maglia della Roma e lì sono cresciuti, da Caprari a Verre, da Crescenzi a Bovo, fino a quel Simone Pepe che oramai ha appeso gli scarpini al chiodo per intraprendere il ruolo di club manager.